gran caldo attanaglia la nostra regione. A Frosinone il termometro raggiunge 40 gradi, è record di temperatura. Da domani si torna a respirare. Pronte a partire le grandi opere, si parte dalla tratta ferroviaria Roma-Bari, poi l'ammodernamento della Pontina. Salvini presenta progetti e annuncia nuovi posti di lavoro. Viaggiare su bus e metro senza pagare il biglietto da settembre a Roma, ragazzi e ragazze under 18 avranno la gratuità. Il Campidoglio stanzia 10 milioni di euro. Un omicidio avvenuto 30 anni fa, una donna uccisa ancora senza un colpevole, si riapre il caso della commercialista Antonella Di Veroli, un cold case in attesa di risposte. Chitarre elettriche, band musicali, tanta musica, la capitale si scopre rocchettare, all'ombra del Circo Massimo alzi ai decibel, i grandi concerti hanno risvegliato gli appassionati, molti gli appuntamenti andati tutti sold out. Buon pomeriggio dal TGR Lazio, prosegue l'ondata di calore nella nostra regione, anche oggi bollino rosso, domani si attende una diminuzione delle temperature. Gli interventi del 118 in questo periodo sono aumentati del 15% rispetto allo scorso anno, solo al Colosseo 17 malori in due giorni. Una delle situazioni più difficili per i picchi di caldo è a Frosinone, vediamo il servizio dell'inviata Gemma Giovannelli. È tutto, arrivederci. E con questo nuovissimo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e mettete la campanella per non perdervi i nostri nuovi video. Ci vediamo alla prossima, ciao!